Design e cinema. Ecco, mostriamo un attimo. Questo è il letto Le bambole di Mario Bellini. Adesso io mi interrogo. Questo tipo di letto, che ha le caratteristiche di un grande materasso trapuntato, che genere di immaginario cinematografico suscita? Paolo, tu che dici? Io ce l'ho un'idea. Ho anche una mezza idea. E prova a dirla. Non so se è proprio la tua. Prova a dirla. Ma immaginario cinematografico o politico? Cinematografico, c'è anche politico. Politico forse indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Esatto. Florinda... Io stavo un po' lì. Stavo un po' Florinda su... Balkan. Stavo no, io in realtà non Florindona. Penso a Florinda Balkan. Mi viene in mente, ci vedo il mio amico Lando Buzzanca. Certo, Landone. Ci vedo Lando con una donna che gli dice: vieni qua che ti mangio. Ma Clorine Clery o... No, anche una minore. Grazie. Non necessariamente Clorine Clery. Vieni qua, che, forse... vieni qua che ti mangio, gli dice. Scappa, e poi, se t'acchiappo ti mangio. Se t'acchiappo ti mangio, vabbè, va bene, così. Isamu Noguchi. Letto Le bambole. Pronto? Lezione di designer. Pac. Sì, ciao. Certo. Stiamo bene.